Colazioncina nella business lounge, ho preso i cornetti, panno al cioccolato e un po' di macedonia e un bicchiere di spremuto d'arancia. La lounge è abbastanza piena, non riesco a farvela vedere bene, ma c'è abbastanza gente. Vi faccio vedere un po' del buffet, qui ci sono tipo panno al cioccolato e altre cosine, qui croissant, poi brownies, pane fresco, qui c'è la macedonia con lo yogurt, cornflakes, varie marmellatine, latte, qui c'è qualcosa di caldo probabilmente, pancake, buoni. E poi qui ci sono le cosine da bere, alcol però quest'ora direi di no. Qui c'è il resto della lounge, questa è piccolina ma ce ne sono diverse. E questo invece è la macchinetta tipo per i succhi. Mi piacciono sempre tantissimo le business lounge perché si possono sempre osservare gli aerei ed è super super interessante. Tra l'altro uno di quegli aerei lì che vedete qua davanti, dove siete qua, ecco qua, là, è il nostro, ma tipo un po' più dietro. Sono anche molto felice che ci sia bel tempo perché questo significa potenzialmente meno turbolenze e nessun problema di temporali eccetera, che per me già è tanto. Vi faccio vedere le cosine che ho trovato sul mio posto. C'è questa busta e all'interno troviamo un gel igienizzante, poi due salviettine sempre igienizzanti, una mascherina chirurgica e poi questa specie di passamontagna antibatterico che non ho usato, ma ho visto altri lo utilizzavano e si può mettere appunto sopra la bocca e il naso. E poi questo beauty case di Acqua di Parma, devo dire molto molto bello, e all'interno troviamo una mascherina per gli occhi per dormire, che dalla parte interna era anche molto molto morbida, e poi un paio di calzini antiscivolo, molto utili perché fa sempre freddo in aereo, e quindi ho apprezzato un sacco. Poi spazzolino e dentifricio, questo piccolo piccolo dentifricio, ma davvero super utile, apprezzato molto. Ma la cosa che ho adorato di più è stata la crema per le mani, eccola qui, che mi è servita tantissimo. E poi c'era anche un mini profumo, anche questo l'ho utilizzato, molto molto buono, sempre firmato Acqua di Parma. Volevo farvi vedere poi le varie specifiche del sedile. Qui ci sono due porte USB per caricare il cellulare e dispositivi, il telecomando che si utilizza ovviamente per la TV, lo schermo è anche abbastanza grande e devo dire che anche la scelta dei film non era gigantesca, ma ce n'erano davvero davvero tanti. Non ho guardato nessun film perché ho lavorato, però appunto la scelta c'era, niente niente male, poi alcuni anche molto nuovi. Questa è la nostra tratta, appunto Amsterdam Abu Dhabi. E qui volevo farvi vedere che di spazio ce n'è tantissimo, come vedete avanza veramente, quindi è super 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 comodo. Questo invece è il cuscino, che però stranamente non aveva, non era incelofanato, e quindi mi ha lasciato un po' perplessa questa cosa, specialmente dopo Covid eccetera, insomma, che non sia... non so se è stato lavato oppure no, mentre appunto la coperta e il cellophane ce l'aveva, quindi non ho capito bene il criterio. Di ciò, cosa utilissima, si trova sempre anche una bottiglietta d'acqua e poi un paio di cuffie che cancellano il suono, insomma, quindi molto utili anche quando si dorme per non sentire il rumore dell'aereo. E poi limonata con menta, super consigliatissima in tutti i paesi arabi, è buonissima. Una cosa molto utile, ragazzi, è che ci siano le salviettine igienizzanti nel piccolo beauty case che mi hanno dato, perché ho visto un documentario online, non mi ricordo nemmeno dove, ma avevano analizzato i telecomandi, i braccioli e il tavolino di
appunto di un aereo e ragazze hanno trovato di tutto, veramente. Io sono rimasta basita, quindi da quel giorno la prima cosa che faccio quando salgo su un aereo con una salviettina igienizzante vado e pulisco tutte le cose che toccherò, quindi appunto il tavolino, telecomando, touchscreen, bottoni eccetera, perché ragazzi sono sporchissimi. Siamo decollati una quindicina di minuti fa, non ho avuto particolare paura, il che è molto positivo e non scontato per me. Siamo partiti un po' in ritardo, ma quei 15 minuti poi si recuperano sempre, anche perché poi abbiamo lo scalo ad Abu Dhabi, ma siamo in largo anticipo. Volevo farvi vedere anche il menù, e che si trova sempre, si ordinano le cosine appena saliti a bordo e poi sanno già che cosa portarti, perché c'è sempre un po' di scelta, ci sono diversi antipasti, diversi piatti principali, main courses e poi dessert oppure un piatto di formaggi. E qui ci sono anche le bibite, ce ne sono tantissime. Ho il cappuccio in testa, ragazzi, perché onestamente mi fa un po' schifo appoggiare i capelli puliti su questo cuscino che non era incelofanato ed è stato probabilmente riciclato da un viaggio prima, ma i cuscini è sempre così, non sono quasi mai impacchettati, non so come mai, mentre le coperte sì. Nel frattempo però ho ordinato il pranzo, molto curiosa perché l'ultima volta che ho viaggiato con Etihad in business il cibo era favoloso, quindi grandi aspettative. Qui volevo farvi vedere che c'è la possibilità anche di acquistare un pacchetto internet, ce ne sono diversi a seconda dei giga che vi servono, appunto però a pagamento, ma vi devo dire che la connessione per essere in volo, che non è mai il massimo, ma non era poi male. Stavo quasi per addormentarmi e nel frattempo è arrivato il pranzo. Mi sono resa conto di aver completamente sbagliato l'antipasto perché non avevo capito che era praticamente solo pomodoro e mozzarella, perché a me il pomodoro non piace, però devo dire l'aspetto è fantastico, il servizio è fantastico. Sto tenendo la coperta nel frattempo che è molto calda e per fortuna che c'è, perché fa freddo su questo volo. E questo è appunto il nostro antipasto, ragazzi. Pomodoro mozzarella, qui c'è un piccolissimo olio d'oliva, che carino. E poi qui c'è del burro, taran, e un po' di pane fresco. Il pane è morbidissimo, ragazzi, è caldo. Strabuono. È arrivato anche il nostro main course, cioè la portata principale, ed ho preso il pranzino e accompagnato con un po' di riso e delle carote e insomma qualche verdurina, e poi naturalmente non potevo non accompagnarci lo champagne, ragazzi, anche se è tipo ora di pranzo, io ora di pranzo non bevo mai assolutamente, però ci sta, cin cin. E buon appetito, ha veramente un profumino niente niente male. Come dessert, anche se c'erano tantissimi dessert buonissimi, ho preso la frutta perché sono veramente super super sazia. Dopo pranzato mi rimetto subito a dormire perché mi si stanno letteralmente chiudendo gli occhi. Sono veramente molto molto stanca e felicissima che qui in business ci sia il letto, così posso dormire. Poi volevo farvi vedere come la poltrona si trasforma in un letto perfettamente orizzontale, e qui appunto l'avevo appena preparato prima di fare il mio pisolino. E volevo farvi vedere anche il bagno, perché anche se non grandissimo era molto carino, tutte queste mattonelle, molto pulito devo dire. C'era anche, vabbè, il dispenser per il sapone ed il gel igienizzante, di solito c'è anche la crema mani, c'è qualcosina in più, anche il profumo, però insomma ce li hanno dati nel beauty case. Qui c'è anche uno specchio figura intera molto apprezzato che non hanno tutti, e altra cosa bellissima è che si vede, c'è il finestrino, quindi si può vedere fuori. Stavo dormendo benissimo e sono venuti a svegliarmi perché stiamo per atterrare, quindi ho dovuto rimettere
il sedile in posizione normale, insomma. Tra l'altro ho scoperto c'è anche la modalità massaggio in queste poltrone, che è cosa molto rara, anche in business class l'avevo vista solo in Alitalia ai tempi quando ancora esisteva, quindi adoro. Niente, sono volate letteralmente queste 6 ore e mezza, volate assolutamente, e sono, devo dire, molto soddisfatta. Il sedile è comodissimo perché appunto avrei dormito ancora un po'. Servizio favoloso, le assistenti di volo sono gentilissime e una mi ha fatto anche la foto, quella che ho postato su Instagram, e quindi super disponibili. Cibo ottimo, quindi niente di cui lamentarmi, se non fosse per il fatto che il cuscino non era incelofanato, quindi appunto questo un po' mi lascia perplessa, però per il resto devo dire esperienza top. La cabina è talmente secca, ragazzi, che ho praticamente finito la crema per le mani, l'ho applicata tipo ogni 10 minuti. Comunque tra poco atterriamo e poi abbiamo un altro volo di un po' più di 4 ore, 4 ore e un quarto da Abu Dhabi a Male, alle Maldive. Non vedo l'ora. Eccoci atterrati ad Abu Dhabi, sono nella solita business lounge, ogni volta che prima di partire, quando atterri, ti fermi nella lounge logicamente, quindi sto di nuovo per mangiare, questa sarà la mia cena, e anche se sono completamente rimbambita, ragazzi, qui sono le 21, da noi sono le 19, se non sbaglio. Solo 2 ore di fuso orario, perché pensavo di più? Forse che abbiamo cambiato l'ora in Italia. Vabbè, comunque sono già completamente stralunata, non so più che ora sia. Ho dormito talmente poco che poi dormendo di sera ti rimbambisci completamente. Almeno a me succede così. Non posso mai dormire di giorno perché altrimenti poi sono completamente rimbambita, ed è quello che è successo oggi. Sto per mangiare le patate purè e del pollo fritto. Ho preso anche un pezzettino di pane. Qui non esiste la Coca-Cola Zero, ma c'è la Coca-Cola Light, e poi una bottiglietta di acqua naturale. Ho preso questo perché il resto onestamente non so che cosa fosse, e io purtroppo, magari erano cose buonissime, ma io non sono molto brava nell'assaggiare nuovi cibi. Se mi conoscete, mi seguite da un po', lo sapete, sono la persona con i gusti più difficili al mondo, e qualsiasi cosa io non sappia esattamente che cos'è, o cioè è di cucine un po' così esotica, io non l'assaggio. Probabilmente mi perdo un sacco di roba, però io sono fatta così, i miei gusti sono molto difficili, e quindi se c'è qualcosa che conosco e che so che mi piace, vado sempre solo su quello. Comunque adesso sono le 21 e il mio volo è alle 23:55. Questo significa che alle 22:55 c'è il boarding, perché per i voli così grandi il boarding inizia un'ora prima, quindi ho un po' meno di 2 orette qui in questa lounge. Ricaricherò il cellulare, finisco di mangiare, poi vedo anche se c'è qualcosina di dolce. Alla fine ho preso anche un dolcetto, ci ho già dato un morso, ed è questa è una cheesecake, red velvet cheesecake. C'erano altri dolcetti, niente male. E adesso, se riesco, vi faccio anche vedere tutte le cosine che ci sono qua. Intanto vi faccio vedere un po' della lounge, che è davvero molto grande, ma ce ne sono diverse ovviamente, non è l'unica. C'è la macchinetta del caffè in diversi punti della lounge, poi ci sono sia poltroncine che tavolini per mangiare, e qui ci sono varie cosine, qui ci sono tutti i dessert. Questo è yogurt bianco naturale. Poi ci sono le acque aromatizzate, che sono strabuone. Ho provato questa con limone e menta, buonissima, la faccio anch'io a casa. Poi qui ci sono vari dolcetti, questa è una torta al limone, lì c'è la red velvet cheesecake che ho appena assaggiato, che era questa. E poi qui c'è anche una tortina al cioccolato. Da questa parte c'è la macedonia di frutta, che sembra molto invitante tra l'altro.
Poi qui abbiamo vari snack confezionati, ci sono i muffin e poi vari panini. Questi sono, questo tipo, non so che cosa sia, tipo un pane dolce morbido, non lo so. E poi qui vermicelli pudding, cioè un budino che si chiama vermicelli, non so che cosa significhi, ma è budino. E poi qui ci sono altri dolcetti arabi, che non so se ho mai assaggiato oppure no. Poi qua altra frutta. Da quella parte c'è il bancone del bar per ordinare alcolici, eccetera. E da quest'altra parte invece arriviamo al buffet salato. Come potete vedere c'è un sacco di spazio. E qui ci sono altre cosine salate che non conosco molto bene. Ah sì, questo è l'hummus. E queste cosine invece non le conosco, ma sarà qualcosa di tipico di questi paesi. Qui ci sono altre cosine che non conosco, ma sinceramente il profumo non è male. E qui c'è riso. Qui non so che cosa sia, penso pollo. Qui c'è, ci sono delle insalatine di verdure. E poi qui pane, eccetera. E poi là sotto invece ci sono i frigoriferi con Coca-Cola, Sprite, acqua e varie bibite. Che carino, mi sono resa conto adesso, l'ho vista qui all'entrata. C'è anche una stanza dedicata tutta ai bambini. Ma bellissima sta cosa, guardate che meraviglia. Con tutti i giochi, con la TV, bellissima, troppo troppo carina. Visto che non c'è nessuno, approfitto per farvi vedere il bagno, che è molto molto bello. Ci sono degli asciugamani, penso ci sia, sì, c'è anche la doccia. E qui i lavandini. E adoro il fatto che ci sia sia il sapone ovviamente, ma anche la crema mani. Siamo nel pulmino che ci ha portato fino all'aereo e questo è il nostro aereo. Questa è la cabina del secondo aereo da Abu Dhabi a Male, uguale identica all'altro aeroplano, era lo stesso identico aeroplano e quindi stessi identici sedili, stessi colori, stesso tutto. E questo è il mio posto. E appunto TV uguale identica, e volevo farvi vedere un pochino meglio. E questa sono io che bevo la mia solita limonata con la menta, buonissima. Mi hanno dato lo stesso mini beauty case dell'altro volo, ma non l'altro giallo, quello di acqua di Parma, solo questo qui con le cosine anti-covid, diciamo. E questo è il nostro itinerario. Siamo decollati ragazzi e io sono nell'ansia più totale perché mi sono dimenticata di dare i 3 colpetti porta fortuna prima di salire in aereo, cosa che faccio sempre, il mio rito scaramantico. E adesso lo so che non ha senso, ma adesso ho più paura del solito a causa di questo. E questa che sarebbe praticamente la mia seconda cena di oggi, o la colazione, non lo so neanch'io, ma c'era la pasta al pomodoro, quindi non potevo assolutamente non prenderla. Mi hanno portato anche del pane caldo e poi l'olio di oliva che abbiamo già visto prima, che contiene anche in realtà acido balsamico. Qui c'è il burro nascosto, eccolo. E poi davvero ho preso acqua naturale e questa invece è limonata alla menta, che è buonissima. Se venite nei paesi arabi di solito si trova ed è appunto buonissima, la mia preferita. E devo ancora finire il mio champagne. Quindi buon appetito! Gnam gnam. Make sure your seatbelts are fastened at all times during the flight, and this is a non-smoking flight.
more information, please go to the safety briefing cards located in the seat pocket in front of you. Thank you for flying Transworld and Airways, and we wish you a pleasant flight. E ragazzi, dopo praticamente 24 ore di viaggio, 3 aerei, 10.000 scali, siamo qua ragazzi, siamo alle Maldive! È un paradiso ragazzi, io non ci credo, non so in che condizioni sono, vi chiedo scusa ma adesso chiuderò questo video perché veramente voglio farmi una doccia e cambiarmi, ma nei prossimi giorni ovviamente saranno in arrivo tantissimi nuovi vlog e anche il room tour di questa stanza gigantesca, bellissima. Quindi mia family, io adesso vi saluto, questo è quanto per il video di oggi, vi mando un bacio enorme, non può mancare come al solito il nostro abbraccio anche dalle Maldive, venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.